Ciao ragazzi e bentornati su H3 Medicine dal vostro amichevole senologo di quartiere. Qualcuno di voi potrà ricordare che qualche anno fa avevo recensito un paio di ecografi che mi era capitato di provare. Se non vi ricordate, questo era il video. Beh, quest'anno l'azienda produttrice Laute Medical mi ha mandato in anteprima la loro ultima creazione, l'ecografo New Generation Ote Q7, in questa valigetta che sa un po' di agente segreto. Un ecografo portatile come i precedenti, che può essere utilizzato sia tramite il cavo che via wireless, da computer, smartphone o tablet, e che si può utilizzare in contesti molto diversi perché ha la testina intercambiabile. Curiosi? Beh, allora andiamolo a provare. Però come sempre, prima di cominciare il video, ricordatevi di iscrivervi al canale e lasciarci un commento e un like. Come al solito, cominciamo dall'unboxing. Come già detto, arriva dentro questa valigetta, devo dire molto utile e professionale, perché ogni pezzo ha il suo alloggiamento e trasportandola non si rischia di rovinare la sonda o le testine. Ricordo che sono molto fragili e vanno maneggiate con cura. Quali sono le caratteristiche principali? Eccole qua riassunte. Iniziamo dalle caratteristiche di base. 15x4 cm, pesa 160 grammi con la testina, non stanca la mano, e ha un'autonomia dichiarata di 4 ore in modalità wireless con la batteria di 1300 mAh. Per ricaricarlo completamente ci vogliono un paio d'ore. Può essere usata anche tramite USB ed è compatibile con i sistemi operativi Windows, Android e iOS. È waterproof con certificazione di IPX7 per l'unità centrale e IPX4 per la testina. A 256 livelli di grigio, i traduttori viaggiano dai 3 agli 11 MHz e hanno una profondità massima di scansione di 310 mm. Inoltre è compatibile con lo standard DICOM 3. Queste sono le diverse modalità di utilizzo, anche se noi l'abbiamo utilizzata principalmente in Color Doppler e B-Mode. Queste invece le caratteristiche delle diverse testine. Noi abbiamo provato la Convex, N-Cardiac e la Linear, che penso siano le due testine più largamente utilizzate anche in ambito di urgenza. Rispetto alla sonda precedente che abbiamo testato, ha una maggiore possibilità di utilizzo senza toccare lo schermo, grazie a questi tasti. Accensione e spegnimento e freeze, tasto più o meno per aumento o diminuzione di profondità e parametri, tasto menu, che imposta la modalità di scansione, salva l'immagine quando è in freeze e indica anche lo stato della batteria, e il tasto su e giù per aumentare o diminuire il guadagno o i parametri di commutazione. Vabbè, però come si usa? La prima cosa da fare, direi anche non semplicissima, è l'installazione del software e il relativo pairing del dispositivo. Anzi, mi correggo, il pairing rispetto al precedente modello è molto più immediato. Quello un po' più difficoltoso è l'installazione dell'app e del programma. Però andiamo per ordine. L'app per mobile è presente sia sull'App Store che sul Play Store. Però sui nostri dispositivi non partiva e si tratta di due telefoni Android abbastanza recenti. Però abbiamo risolto andando su questo sito che trovate in descrizione o in sovraimpressione, scaricando l'APK, quindi il file di installazione, mettendolo sul telefono e installandolo da lì manualmente. Così facendo l'app si è installata subito, senza problemi. Per quanto riguarda il programma sul computer, c'è una procedura particolare che implica il fatto che dovete installare coi privilegi da amministratore e installare anche il relativo driver per farla riconoscere quando è in modalità USB. Comunque niente di trascendentale, ci vogliono una decina di minuti. E comunque la procedura è spiegata passo dopo passo sul sito. Ok, una volta installati tutti i software, il pairing è molto facile. Da USB basta che inserite un'estremità del cavo in dotazione in coda alla sonda e l'altra estremità nella porta USB del computer. Via wireless basta che attivate l'applicazione e poi l'applicazione stessa che vi dice a quale rete dovete collegarvi. Vi collegate a quella rete, fate connect e il gioco è fatto. Mi raccomando, prima di fare il pairing della sonda, scegliete la testina che più vi serve, montatela sulla base e siete pronti. Ok, è tutto pronto, possiamo iniziare a toccare con mano. Quindi andiamo a vedere la sonda come si comporta in due ambienti diversi. Prima da computer, quindi collegata tramite USB, e poi da app, collegata via wireless. Ok, abbiamo collegato la sonda tramite la porta USB direttamente al computer e vediamo come funziona il programma da Windows. Adesso siamo su un braccio in B-Mode. Sotto possiamo vedere le impostazioni su gain, profondità, frequenza, eccetera. E a destra possiamo regolare questi parametri. Adesso proviamo a frizzare con il mouse il pulsante freeze della sonda e a fare la misurazione di un diametro. Ecco qui, diametro 0,55 cm. E qui a destra possiamo regolare il gain a diverse profondità. Una volta frizzati possiamo salvare le immagini o cliccando con il mouse o con un singolo bottone. E qui possiamo vedere che possiamo cambiare i vari preset anche a seconda della sonda che abbiamo montata. Qui possiamo cambiare le impostazioni dei vari preset
e possiamo anche scrivere le informazioni del nostro centro o della singola paziente, in modo che compaiano poi sul referto. Per quanto riguarda i parametri che possiamo modificare sul lato destro, qua c'è il gain, qua c'è la profondità, per esempio proviamo ad aumentare la profondità di campo, ed ecco qui che l'immagine cambia. E infatti adesso riusciamo a vedere fino all'osso. Qui possiamo cambiare la frequenza, per esempio da 10 a 11 MHz, vedete che l'immagine un po' cambia, e qui stiamo a 8 MHz, 9 MHz e così via. Possiamo passare al color Doppler sia dal mouse che dal pulsante sulla sonda ed ecco qua il color Doppler. Possiamo spostare la finestra o cambiarle le dimensioni o cliccando col tasto sinistro del mouse o direttamente dalla sonda. Con il tasto destro del mouse invece andiamo a frizzare. E qui possiamo cambiare da color Doppler a power Doppler. Ecco, adesso stiamo spostando la finestra direttamente con i tasti dell'ecografo, infatti il movimento è un pochino meno fluido. Però si può fare tutto dalla sonda. Oppure dalla sonda con size, adesso vediamo che cambiano le dimensioni. Ecco, abbiamo fatto size e le dimensioni della finestra stanno cambiando. Tutto dai pulsanti sulla sonda, dopo un po' viene anche automatico. Ok, adesso sempre da computer non siamo più sul braccio ma siamo su un parenchima mammario. Infatti vedete che siamo su un parenchima, l'immagine è completamente diversa. Quindi possiamo apprezzare la ghiandola mammaria e sotto il muscolo che appare striato e sotto ancora le coste e la pleura. L'immagine appare lievemente sgranata, però comunque da senologo sono abbastanza soddisfatto dell'immagine. Adesso per esempio andiamo in giro alla ricerca di qualcosa, di un nodulo solido e una cisti. E qua abbiamo trovato una cisti mammaria. Proviamo a vederle la vascolarizzazione e adesso con i pulsanti che abbiamo visto prima proviamo a misurarla. Ecco qua, prendiamo il diametro massimo e abbiamo un 0,65 cm, quindi una cisti piccolina diciamo. Ok, cambiamo parenchima e andiamo a cercare la tiroide. Quindi siamo in loggia tiroidea e qui possiamo vedere la trachea, l'istmo e il lobo destro. Adesso aggiustiamoci un po' la frequenza e il gain per avere un'immagine che ci soddisfa. Ovviamente questo dipende anche dalle preferenze del singolo professionista. E anche qui possiamo valutare il pattern della tiroide, anche se comunque appare sempre lievemente sgranato, e possiamo anche qui andare alla ricerca di qualche nodulo solido o cistico. Adesso proviamo a fare una delle prime cose che si fa nell'ecografia della tiroide, ovvero proviamo a misurare il diametro del lobo destro della tiroide. Quindi troviamo l'immagine giusta, mettiamo in freeze e misuriamo il diametro massimo, che in questo caso equivale a 1,50 cm, 1,5 cm. Adesso andiamo a esplorare l'altro lobo, quindi il lobo sinistro della tiroide, e qua vediamo qualche cistarella, qualche cisti tiroidea. Anche qui una volta trovata mettiamo in freeze e la misuriamo e abbiamo 0,42 cm, quindi dopo un po' questa procedura diventa molto rapida. E qua proviamo a utilizzare il color Doppler. Adesso cambiamo testina, cambiamo impostazione, andiamo su abdomen e vediamo se ci capiamo qualcosa. Per fare una prova andiamo prima alla ricerca del rene, eccolo qui che si intravede, e poi andiamo alla ricerca del fegato, eccolo qua, insomma si nota bene il suo pattern caratteristico. L'immagine sembra un po' grande, proviamo a aumentare la profondità di campo ed ecco qui, insomma si vede una porzione maggiore. Se abbiamo qualche dubbio sulle diverse strutture possiamo sempre utilizzare il color Doppler, infatti qua vediamo che siamo sull'arteria epatica. Invece se ci spostiamo vediamo quest'altra struttura anecogena e se mettiamo il color vediamo che si tratta della vena porta. Adesso siamo tornati alla sonda linear e qui siamo su un'altra paziente, su un parenchima mammario ma questa volta in modalità wireless. A sinistra possiamo aumentare o diminuire il gain molto semplicemente e alla rotella destra possiamo aumentare o ridurre il depth, quindi la profondità. Da telefono o tablet è un'interfaccia più semplificata rispetto a quella da computer, però secondo me di più facile utilizzo. Proviamo anche qua a fare le operazioni che abbiamo fatto l'altra volta, quindi proviamo qua a misurare il diametro di una cisti da A a B e quindi in questo caso misura 0,52 cm. La cosa comoda è che una volta che frizziamo possiamo sempre con un tasto della sonda oppure direttamente dall'app salvare l'immagine ed eventualmente anche inviarla a qualche collega. Infine anche qui siamo sempre con il telefono, sempre via wireless, e in questo caso cerchiamo di andare a studiare una tiroide. Infatti anche qui possiamo cominciare a riconoscere il lobo sinistro della tiroide e la trachea.
Qui possiamo vedere la trachea e l'istmo e qui abbiamo identificato un nodulo tiroideo. E una volta identificato, vediamo l'immagine migliore e con un tocco della sonda possiamo immediatamente salvare l'immagine. Quindi in conclusione, secondo me, da chirurgo quindi, non da radiologo, si tratta di un sistema che ha due principali punti di forza, la comodità e la rapidità di utilizzo. Infatti una volta installate le app ci vogliono letteralmente 5 secondi per iniziare a utilizzarlo da spento. Quindi, come la sonda precedente, è molto tattico da mettere nel camice oppure nello studio, magari in un cassetto. Nel camice, magari, se siete un urgentista, con questo in tasca, fare un ecofast è veramente molto fast. Se ci prendete la mano, risparmiate molti secondi preziosi, perché nessun ecografo tradizionale diventa pienamente funzionante in 5 secondi dall'accensione. Può essere molto utile anche magari in reparto durante il giro visite per un chirurgo generale o magari uno pneumologo, un reumatologo, perché potete avere in modo molto veloce informazioni su qualsiasi tipo di versamento raccolta. Oppure può essere utile anche ad altri professionisti come guida per magari una procedura bioptica o l'aspirazione di un versamento. O anche potrebbe essere utile a un chirurgo vascolare per vedere la vascolarizzazione di un arto. O ancora, se lo sapete utilizzare, lo potete mettere in un cassetto nel vostro studio medico come ausilio diagnostico. O ancora, e sto pensando a Domenico, potrebbe essere molto utile in contesti umanitari. Infatti vi basta il vostro telefono e una presa per ricaricarlo e potete anche portarvelo appresso nelle visite casa per casa, magari nei villaggi del Benin. Per quanto riguarda la qualità dell'immagine, bisogna un po' venire a compromessi. Non raggiunge frequenze superiori alle 11 MHz e ho visto che per i nostri campi di interesse, ovvero la tecnologia per quanto mi riguarda, e l'endocrinologia, la tiroide, soprattutto per quanto riguarda Giulia, è un po' difficile refertare con precisione una tiroide o una mammella, che spesso le differenze tra normalità e patologia sono molto sottili. Per fare un esempio, abbiamo trovato qualche difficoltà a capire se una tiroide fosse omogenea o disomogenea. Quindi, ok come integrazione diagnostica, per fare da guida una biopsia, un citologico o l'aspirazione di un qualsiasi versamento, magari anche in sala operatoria, durante uno stesso intervento per trovare una lesione non palpabile, però secondo me per fare una diagnosi di certezza io avrei bisogno di un second look con un ecografo tradizionale. Quindi ragazzi, dal mio punto di vista da chirurgo, penso sia molto utile da utilizzare per chi ha bisogno di qualcosa di molto veloce e molto pratico da utilizzare. Molto utile per chi ha bisogno di qualcosa da utilizzare in contesti molto diversi e velocemente. E che magari è disposto a sacrificare un tantino sulla qualità dell'immagine. Insomma ragazzi, questo è tutto, spero che la recensione vi sia piaciuta, trovate tutti i riferimenti qua sotto in descrizione, fatemi sapere che ne pensate e se volete altri video simili a questi. Da Federico è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!